complicanze. Le complicanze del trattamento chirurgico della scoliosi possono essere intraoperatorie, postoperatorie immediate, poche ore o giorni dopo l'intervento, e postoperatorie tardive, più giorni o mesi dopo l'intervento. Complicanze intraoperatorie: arresto cardiaco, lesioni neurologiche, emotoraci, pneumotoraci, lacerazione dell'arteria glutea, perdita ematica rilevante, rottura dei siti ossei, lesioni peritoneali o viscerali, coagulazione intravascolare disseminata. Complicanze postoperatorie immediate, complicanze neurologiche e respiratorie, tirotoraci, infezione delle ferite, paresi intestinali, tromboflebiti, reazioni trasfusionali, spostamento degli impianti e ARDS, acute respiratorie di stress sindromico. Complicanze postoperatorie tardive, infezione, pseudoartrosi, pressione dell'artrodesi, heading on, allungamento della curva, crankshaft phenomenon, aggravamento rotatorio, accorciamento del tronco, perdita della fisiologica lordosi lombare. L'ARDS, acute respiratorie di stress sindrome, riconosce cause diverse: eccessiva infusione di liquidi, sepsi, microemboli. Compare 2-5 giorni dopo l'intervento, con febbre, difficoltà respiratoria, riduzione dell'ossigenazione arteriosa, opacizzazione multifocale polmonare sul radiogramma. In questo soggetto, portatore di scoliosi congenita, tre giorni dopo toracotomia destra, comparsa di iperpedesia, istria e all'esame radiologico opacizzazioni multiple in ambedue i polmoni. Dopo un mese, netto miglioramento del quadro polmonare.